5 le tue azioni consecutive di decisione perfetta conquista il punto. Dobbiamo conquistare 3 punti in quella fase lì. Cervello e tecnologia. La mole di dati che abbiamo a disposizione sta crescendo e quindi serve un'analisi di dati sempre più accurata per incrociare anche le situazioni, sia quelle della nostra squadra sia di quelle dell'avversario, e avere un ingegnere in grado di fare questo è sicuramente un vantaggio. Grande capacità di crescita, materia prima unica. Davide Mazzanti, giovane coach della nazionale nato a Marotta, guarda al futuro, al suo e della nazionale, delle ragazze terribili. Cosa ti piace di queste ragazze? La follia che hanno nel mettersi in gioco, anche quando magari mettono in discussione ciò che hanno di sicuro nel loro bagaglio di esperienze. E questo è una cosa che mi stupisce e che mi entusiasma nel questo gruppo. Futuro azzurro, lavoro prima di tutto, voglia di fare meglio, sempre meglio, nell'anno delle qualificazioni olimpiche e dell'europeo. E per dare valore alla qualificazione olimpica e all'europeo dobbiamo dare valore a ogni giorno che ci separa da quell'evento, e focalizzarsi solo su quell'evento penso che sia uno stress grandissimo e che non ci aiuta a prepararlo al meglio. La mentalità è quella di entrare in campo e vincere ogni partita? Che noi sappiamo che ci giochiamo la vittoria sempre per dettagli, soprattutto con le 6 squadre top. E lo abbiamo già provato in questa VNL, quanto i dettagli fanno la differenza, e saranno quelli che dovremo curare durante questa stagione per arrivare poi pronti nei momenti che contano. Cosa viene prima di tutto per Davide Mazzanti? Credo di sentirmi fortunato e che ogni tanto, quando magari ti svegli che non sei del tutto sulle frequenze giuste, è la cosa che mi riporta subito a sintonizzarmi su quello che conta. E credo che vestire questa maglia, avere questo gruppo e tutto quello che ho intorno sia una fortuna che non va guardata ma va vissuta. E quindi con la responsabilità e l'attenzione a non lasciare niente a caso. Il colore più bello qual è? Ah, io adoro il blu, anche se noi siamo azzurri, però...